In caso di vittoria al ballottaggio di Claudio Scajola, la maggioranza sarebbe così composta. Imperia Insieme, Antonio Gagliano, Luca Volpe, Laura Gandolfo, Claudio Ghiglione, Marcella Roggero, Pino Camiolo, Innocente Ramoino, Luca Falciola, Sonia Ilacqua. Obiettivo Imperia, Simone Vassallo, Roberta Minasso, Nicoletta Oneglio, Daniele Ciccione, Paolo Ornamento, Esther D'Agostino, Stefano Pugi, che ha già detto di voler restare all'ISA, che quindi al suo posto entrerebbe Antonello Motosso. Area aperta, Giuseppe Fossati, Giuseppe Falbo, Orlando Baldassarre, Vincenzo Garibbo. In opposizione invece andrebbe l'altro candidato sindaco, Luca Lanteri, per Forza Imperia Gianfranco Gaggero e Antonello Ranise, per la Lega Monica Gatti, Progetto Imperia Alessandro Savioli, Vince Imperia Davide La Monica, Guido Abbo candidato sindaco del centro-sinistra, per il Partito Democratico Enrica Chiarini e Fabrizio Risso, per Imperia al Centro Edoardo Verda, Imperia di Tutti, Imperia per Tutti Roberto Saluzzo, Movimento 5 Stelle la candidata a sindaco Marianella Ponte. In caso invece di vittoria come sindaco di Luca Lanteri al ballottaggio, la maggioranza vedrebbe Forza Imperia con Gianfranco Gaggero, Antonello Ranise, Piera Poilucci, Ida Quarone, Luisella Ferro, Angelo Francesco Dulbecco, Carlotta Lanteri. La Lega con Monica Gatti, Mattia Sasso, Cinzia Gambetta, Alessandro Vivaldi, Claudio Campanini. Progetto Imperia con Alessandro Savioli, Fulvio Balestra, Silvia Brancatisano, Susanna Palma. Vince Imperia con Davide La Monica, Patrizia Seguini, Enrico Siccardi e Fratelli d'Italia con Filippo Duberti. In opposizione andrebbero invece l'altro candidato sindaco Claudio Scajola, Imperia Insieme con Antonio Gagliano, Luca Volpe, Laura Gandolfo, Claudio Ghiglione, Obiettivo Imperia con Simone Vassallo e Roberta Minasso, poi il candidato sindaco del centro-sinistra Guido Abbo, per il Partito Democratico ancora Enrica Chiarini e Fabrizio Risso, per Imperia al Centro Edoardo Verda, per il Movimento 5 Stelle la candidata sindaco Marianella Ponte. Direi che nel complesso possiamo dire che sono elezioni che sono andate bene, anzi, dove il centrodestra, come dire, ha perso o ha vinto, l'ha fatto sostanzialmente contro se stesso, poi al di là delle simpatie o meno di Giovanni Toti per l'uno o per l'altro candidato, la Liguria si conferma una terra sostanzialmente ormai culturalmente molto vicina al centrodestra, il Partito Democratico di fatto. È un partito che oggi in Liguria perde sempre più terreno. Sarzana, che era la roccaforte delle roccaforti, la culla della classe dirigente di questa regione, oggi è al ballottaggio come seconda forza politica e il centrodestra per la prima volta dal 1946 lo è come prima forza politica, quindi direi che è andata bene. Nei comuni come Bordighera e Alassio, dove i candidati cosiddetti scelti e appoggiati dai partiti tradizionali che appoggiano anche la mia amministrazione hanno perso nei confronti di candidati comunque espressione dell'area politica di centrodestra. Quindi alla fine è stato, come si dice, un confronto di idee all'interno di una metà campo specifica. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'exploit delle elezioni politiche, si dimostra un partito fisarmonica che al momento in cui gli elettori devono scegliere candidati che conoscono, sindaci delle proprie città, regredisce a livelli molto più bassi di quelli che normalmente esprime le elezioni politiche, il che non vuol dire ovviamente che il Movimento 5 Stelle è alla frutta, come qualcuno ha detto, io non lo credo affatto, resta l'importante forza politica di questa regione e del nostro paese. Poi ci sono tutti i ballottaggi, a Imperia andremo al ballottaggio con un'altra persona che è Claudio Scajola, che ha fatto un'ottima prestazione, evidentemente in quella città il suo passato politico ha un peso. Io continuo a ritenere che ci sia bisogno di novità, che ci sia bisogno di una marcia in più, che ci sia bisogno di una politica che guarda al futuro e non guarda al passato, ma questo poi saranno gli elettori il 24 di giugno a scegliere che cosa preferiscono per il loro governo. Noi continueremo a proporre la nostra ricetta, evidentemente.
Ricominciare da dove ho lasciato, lavorare per il bene della mia città e soprattutto attraverso la mia forte passione, la serietà che mi contraddistingue, far ridare un'identità alla nostra città, ma soprattutto è una enorme soddisfazione personale. C'è già qualche nome per la sua futura squadra, la sua futura giunta? Guarda, noi ci incontriamo domani come gruppo perché ho voluto dare 48 ore di riposo ai ragazzi e alle signore, tutti quanti, perché si godessero il momento, ma soprattutto recuperassero le energie psicofisiche. Quale sarà il primo provvedimento del sindaco Biasi? Il primo provvedimento in assoluto è quello di capire lo stato dell'arte delle cose, perché mi hanno insegnato che prima di fare delle cose nuove bisogna capire a che punto sono le vecchie. Quindi con il precedente sindaco cercherò di capire le pratiche più importanti in essere e cercheremo di portare avanti nel modo equilibrato queste pratiche. E poi cominciare a programmare, a capire attraverso i funzionari quello che è fattibile fare nei primi 3 mesi, quello che è possibile fare nel primo anno e quello che si fa nell'arco dei 5 anni. Il tutto come stella polare del nostro programma partecipato, capire di unire la possibilità e la fattibilità delle nostre idee messe nel programma. C'è già qualche idea sulla giunta? Sulla giunta diciamo che abbiamo ovviamente con piacere, perché lo rispettiamo, un vincolo di legge che è il 50% della presenza femminile, ma in questo siamo stati fortunati, agevolati ma anche lungimiranti. Come avete potuto scrivere e vedere, il 50% dei nostri consiglieri sono delle donne, quindi noi abbiamo già il vantaggio che abbiamo il 50% in giunta. Quindi sarà mio impegno rafforzare questa presenza femminile e quindi nei prossimi giorni vi comunicherò i componenti della giunta. C'è una delega che vorrebbe assolutamente tenere per sé. Ma diciamo che la delega che sicuramente terrò sono personale bilancio, perché sono il punto centrale, il cervello di come far funzionare tutto il resto. Per le altre deleghe ragionerò per competenza, tempo e professionalità. Ha già preso possesso dal comune sui conti, come sono i conti del comune? Ci sono. Diciamo che il termine possesso è un termine abbastanza forte. Sono entrato questa mattina dopo 5 anni, come ho dichiarato in campagna elettorale, sono stato completamente distante dalla presenziare il comune nei 5 anni precedenti. Adesso dovrò capire, come bene detto, come stanno i conti e tutto questo credo che avverrà nel giro di una settimana. Quando avrò capito bene di cosa stiamo parlando, potrò lanciare le progettualità. Con il sindaco Giordano. Ma diciamo che la campagna elettorale è finita, quindi ovviamente è stata una campagna elettorale molto animata, molto combattuta, ma d'altronde è una competizione. Io la prima cosa che ho fatto ieri è di aver contattato telefonicamente il sindaco Giordano e di chiedere se ci si poteva incontrare per fare un punto della situazione. Ho trovato disponibilità e quindi ci incontreremo a breve per fare questo passaggio di consegne più che di fascia di cosa sono i problemi da affrontare. Intanto ringrazio il sindaco Pallanca per il lavoro fatto fino ad oggi. Il comune di Bordighera è un comune virtuoso. Nelle nostre casse comunali ci sono oltre 25 milioni di euro. Questo ci consentirà di poter pianificare e programmare opere pubbliche per i prossimi anni, a partire naturalmente, come abbiamo detto nel nostro programma di governo, dalle piccole opere, dai piccoli interventi che possano dare a breve termine una nuova immagine alla città. Poi naturalmente non dovremo dimenticare quelle che sono le opere strategiche, a partire dai parcheggi che sono essenziali per la nostra vivibilità, per la viabilità e naturalmente per lo sviluppo turistico. Oggi qui con lei tutti i suoi consiglieri comunali, c'è già qualche nome per la futura giunta in Genito? No, non ci sono ancora nomi, noi dobbiamo confrontarci serenamente, lo faremo in tempi sicuramente brevi perché abbiamo bisogno di partire e lavorare. Non abbiamo deciso di portare dei nomi immediatamente perché tutti dobbiamo confrontarci su quelle che sono le nostre competenze e le nostre professionalità e dobbiamo naturalmente continuare a collaborare con tutti e 16 persone. Quindi non sarà fondamentale partecipare alla vita della giunta, fondamentale sarà partecipare alla vita amministrativa da parte di tutti i 16 consiglieri, perché tutti hanno delle competenze importanti ed è per questo che a loro rivolgiamo la nostra richiesta, soprattutto a quelli che sono anche rimasti fuori dal Consiglio Comunale.
Li ho trovati entrambi bene, ovviamente il collega ferito ancora con i postumi delle ferite, ancora un po' scosso, come credo una situazione di questo genere imponga. Ovviamente ringrazio la struttura sanitaria, il direttore, i medici, il primario, che come al solito poi per i rapporti che insistono con noi sono stati particolarmente premurosi, perché ovviamente c'è un aspetto chirurgico, ma c'è anche un aspetto psicologico che ovviamente in questi casi è molto importante. Anche l'altro giovane collega, che poi ovviamente è stato risolutivo, anche se queste vicende comunque lasciano sempre un aspetto di amarezza, perché quando muore una persona, anche una persona che delinque, anche una persona che si è posta in una condizione di offesa nei nostri confronti, credo che non sia mai una cosa positiva, e mi fa piacere che di questo ne abbia contezza anche il collega, perché mai noi dobbiamo perdere quel profilo di umanità che poi alla fin fine contraddistingue in positiva la nostra attività. Ovviamente siamo molto fiduciosi dell'iter giudiziario, che ovviamente ha rimesso a tutte le attività che l'autorità giudiziaria compirà, ma ripeto, la nostra è massima, assoluta e convinta fiducia nei confronti del loro operato. Stamattina mi interessava, anche in coincidenza della mia presenza a Genova, portare il saluto e l'abbraccio dell'amministrazione a due colleghi che hanno vissuto sicuramente una vicenda molto molto importante e molto impegnativa. Grazie. C'è chi chiede delle misure particolari, delle nuove misure per dare più sicurezza agli agenti che lavorano in questo tipo di situazioni. Guardi, noi abbiamo terminato tutto l'iter per dotare il nostro personale dei taser. È alla firma del ministro, non perché è arrivato un nuovo ministro, ma perché l'iter è iniziato alla fine del 2014 con tutte le autorizzazioni del Ministero della Salute e tutto quello che necessita in questi casi. Adesso cominceremo una sperimentazione operativa sul campo, anche perché queste armi sono armi che devono essere dotate con una certa modalità, ma questo anche a significare che l'amministrazione è assolutamente attenta a garantire che il nostro personale sia posto loro per primi nella condizione di sicurezza, ovviamente senza arrecare eccessivo danno alle persone che in qualche modo potrebbero trovarsi dall'altra parte della barricata. Adesso cominciamo con una sperimentazione che individua una serie di città. Ovviamente la facciamo con l'arma dei carabinieri, perché questa è una dotazione che riguarda non solo la Polizia di Stato, ma anche l'arma dei carabinieri e in quota parte la Guardia di Finanza, e appena terminata la sperimentazione sarà distribuita su tutto il territorio nazionale. Comandante, 100 anni della Marina Militare, un appuntamento importante con una cerimonia anche ad Imperia, qual è il significato? Sì, è il significato del ricordo di chi ha combattuto nelle guerre, ma anche di chi opera in un contesto attuale, quindi. E abbiamo voluto ricordare in un filo blu ideale quelli che hanno combattuto tanti anni fa, con coloro i quali operano nei vari teatri operativi al giorno di oggi, ma non solo, marinai, ufficiali, sottufficiali che quotidianamente si impegnano nel loro agire per perseguire il bene della comunità marittima. È una cerimonia particolare oggi, sentita da parte mia, da parte del mio equipaggio, anche perché è avvenuta in un contesto particolare in cui il commendator Tedeschi e la figlia dell'eroe di Rizzo, Mariamina Rizzo, ci ha voluto omaggiare di una tela raffigurante l'eroe del 10 giugno 18. E per noi questo assume un significato particolare e ci dà forza per continuare anche nelle prossime imprese. Un lavoro importante il vostro, sia da terra che da mare.
Beh, noi come Guardia Costiera, come ho ricordato nel discorso, contribuiamo nel nostro piccolo anche con un'aliquota di personale che è impegnato nel teatro operativo del Mediterraneo come rescue swimmer, ovvero come soccorritore marittimo, che è una figura specializzata al giorno d'oggi che serve a salvare i naufraghi, si butta in acqua per salvare i naufraghi. E sono figure altamente specializzate a cui non si può rinunciare in un contesto di soccorso moderno. E per quanto riguarda il nostro territorio, siamo alle porte ormai dalla stagione estiva, che come sappiamo è un banco di prove importante dove vengono testate le nostre forze e dove la nostra presenza sul territorio e in mare chiaramente aumenta in relazione all'aumentare della pressione antropica sui luoghi, e quindi cercheremo come sempre di fare il nostro meglio per assicurare una tranquilla estate a tutti i bagnanti. Sì, sicuramente, diciamo che questo è proprio il periodo in cui riusciamo anche a mettere un po' più in evidenza quelle che sono le nostre potenzialità. Abbiamo festeggiato con la festa della Repubblica le forze armate e tutte le forze dell'ordine, e poi con la festa dell'Arma dei Carabinieri, e adesso è toccato appunto alla Guardia Costiera, un appuntamento importante anche perché è legato ad un anniversario particolarmente importante, a un centenario di cui non tutti conoscono la storia, quindi è stata anche un'occasione per approfondire questo episodio. La crisi economica attanaglia molte categorie. L'unica a salvarsi è senza ombra di dubbio quella delle onoranze funebri. Crescono come funghi e fanno business a tutto andare. È indubbio il fatto che di fronte a tante imprese la concorrenza si scateni e la caccia al caro estinto sia estenuante. Si mobilitano in molti per cercare di accaparrarsi il morto attraverso una rete infinita di informatori. Business is business, si giustificano in molti, ma sforare nell'illegalità non è business, è inganno, o meglio truffa, con tanto di concorrenza sleale. Non accade dappertutto, ma ormai è diventato un vizio, e non è soltanto l'auto dell'ultimo modello più costosa a far la differenza. Intervengono a un funerale 1000 rivoli di interessi che vanno dalla ricomposizione della salma alla bara, da, come già abbiamo accennato, all'auto che le marche prestigiose, da Mercedes a Jaguar a Maserati, mettono sul mercato. E poi ci sono i fiori, nulla da eccepire, il lusso è giusto che si paghi. A Genova, tanto per fare un esempio, però, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica su alcuni addetti alle camere mortuarie dell'ospedale San Martino. C'è il sospetto che vengano elargite mazzette, che vengano pagati i necrofori da parte dei titolari delle pompe funebri. È la corsa per accaparrarsi al più presto il morto. Un fenomeno, ripetiamo, dilagante, che mette in luce quanto sia sempre più caro, nel senso del dispendioso, l'estinto. San Gaspare Bertone nacque a Verona il 9 ottobre 1777 da famiglia di tradizione notarile travagliata da dissesti finanziari. Vivace ed intelligente, a 18 anni cominciò a frequentare i corsi di teologia in seminario come alunno esterno. Subito dopo l'ordinazione sacerdotale si dedicò ai malati e ai sofferenti, ma in particolare operò per l'educazione dei giovani. Nel 1802 aprì presso la chiesa di San Paolo una corte mariana, dove oltre all'insegnamento religioso si svolgevano attività culturali e sociali. Padre spirituale di molti sacerdoti e santi, fondò una congregazione di missionari, i padri stimmatini. La sofferenza e la malattia lo accompagnarono tutta la vita, fino al 12 giugno 1853, giorno in cui a Verona corse una voce: è morto il santo.